Bella regà, bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale. Oggi ragazzi, car to car, praticamente passiamo tutte le modifiche di un veicolo su un altro. Requisiti per questo glitch: dovremmo venire qua all'arena per buggarci, dovremmo avere l'abbonamento LS Auto Raduno, dove all'interno ci dovrà essere un amico che ci dà una mano e che starterà il lavoro da titano nella stessa lobby. Ci servirà ragazzi lo yacht, assolutamente, mi dispiace, costa tanto, lo so, e poi il veicolo da cui prendere le modifiche e il veicolo da moddare sparsi nei garage che volete. A questo punto ci mettiamo ragazzi qua dalla biglietteria, schiacciamo freccia destra e in questa schermata ci facciamo invitare da un nostro amico che sta nel titano nella stessa sessione con noi ragazzi. A questo punto gli diciamo di invitarci dal menu Xbox o dal menu PS ragazzi, in modo che ci arriva la notifica a schermo, e a questo punto accettiamo il messaggio, la notifica. Quando saremo regà in questa schermata di allerta, nella prima schermata gli diciamo di quittare l'attività ragazzi, e quando spawnerà in lobby noi accettiamo il primo messaggio ragazzi e aspettiamo i tre boom, ascoltate bene, e poi accettiamo anche il secondo messaggio. E a questo punto, se spawniamo senza la minimappa, sbada bam regà, ci siamo buggati. Adesso il nostro amico che ha quittato il lavoro da titano ci dovrà invitare dentro LS Auto Raduno ragazzi. Se avete un veicolo personale potete anche mandarlo a deposito, perché poi una volta all'interno di LS Auto Raduno chiamerete il meccanico per scegliere il veicolo da cui prendere le modifiche. A questo punto ragazzi, una volta che il nostro amico ci invita dentro LS Auto Raduno dal telefono, come state vedendo in basso a destra, accettiamo il messaggio ragazzi, e una volta che accettiamo il messaggio siamo all'interno di LS Auto Raduno. A questo punto, una volta dentro ragazzi, fondamentali, diventati membri della Sicuro Server. È fondamentale, ve lo ripeto, diventate membri della Sicuro Server, e una volta che siete membri della Sicuro Server andate a richiedere il vostro veicolo dal meccanico ragazzi, il veicolo da cui prendere tutte le modifiche. A questo punto gli diciamo al nostro amico di andare su Auto Raduno dal menu interazione e invitarci nello sprint, quindi avviare normalmente questa attività. Una volta che ha fatto ciò ragazzi, semplicemente a noi ci arriverà la notifica sul telefono e accettiamo la notifica. Una volta ragazzi accettata la notifica, aspettiamo i 30 secondi del countdown per far startare l'attività. Ragazzi, vi invito a lasciare un like, a commentare ragazzi, e iscrivervi nel canale Viola. Aiutatemi a far crescere questo canale. A questo punto, una volta scaduto il timing ragazzi e siamo nell'attività, quindi nella gara sprint, semplicemente una volta a uno che siamo partiti, teniamo premuto il tasto Y a triangolo e facciamo un respawn. A questo punto raga, semplicemente ci dirigiamo da lo Santos Custom più vicino a noi ragazzi. Siccome siamo buggati con l'arena, avremo la possibilità di entrare dentro lo Santos Custom. Adesso raga, non ci resterà altro che aprire il menu interazione e andare sul CEO, e una volta che siamo sul CEO andiamo a richiederci dai veicoli il Buzzard, il nostro amato Buzzard ragazzi. A questo punto, quando avete chiamato il Buzzard e aspettate 5-6 secondi che vi spawna ragazzi, che sarà sopra in strada, semplicemente entrate qua dentro dallo Santos Custom. Quando siete in questa schermata, cliccate una volta bio cerchio per andare in quest'altra schermata ragazzi, quella vuoi davvero uscire bla bla bla, in questa qua. A questo punto teniamo premuto Y o triangolo per fare un respawn e saremo in una schermata nera infinita ragazzi. Quindi dovete partecipare su Arawak o su un amico che sta in mira differente. A questo punto accettiamo il primo messaggio e rifiutiamo il secondo messaggio. Se succede come a me che vi dà il messaggio del CEO ragazzi, accettate anche il secondo messaggio e rifiutate il terzo. E sbadabam, saremo a piedi ragazzi. A questo punto dobbiamo salire sul nostro Buzzard.
A questo punto, una volta sul Buzzard, ragazzi, dovremo allontanarci un pochettino finché una certa non ci farà respawnare di nuovo dove era spawnato il Buzzard. Quindi a questo punto ci dirigiamo, ragazzi, dal nostro yacht, sempre con il Buzzard. E una volta che siamo arrivati dallo yacht, ragazzi, con il nostro Buzzard e abbiamo mandato al deposito il veicolo personale attivo, che è fondamentale, ragazzi, perché se andate poi a richiedere il veicolo vi dirà che avete già un veicolo attivo, quindi non ve lo fa chiamare. A questo punto, una volta arrivati, apriamo il telefono, andiamo a cercarci il nostro capitano, ragazzi, e chiamiamo il capitano. Una volta che abbiamo chiamato il capitano, andremo a richiedere il veicolo personale, ragazzi. Tra l'altro, gratis, penso perché ho finito le missioni. Comunque sia, una volta che avete scelto il veicolo, che volete moddare, in questo caso io prenderò una Deluxe, ragazzi, perché sono sicuro che non è moddata, che le uso da vendere, ragazzi. E una volta fatto ciò, tengo premuto Y o triangolo per fare un respawn. E a questo punto, una volta fatto un respawn, sbadabam, ragazzi, avremo moddato la nostra macchina 100% funzionante sempre, ragazzi. Quindi approfittatene finché non lo patchano. Quindi, raga, a sto punto andate dallo Santos Custom e, come potete vedere, non vi farà entrare. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aprire il nostro menu di pausa, ragazzi, e andare ad avviare un'attività di quelle blu che si attivano da opzione icone mappa, come tutti i car to car, ragazzi. La prima volta vi dirà che c'è un errore, la seconda volta ve la fa startare, molto probabilmente, delle volte invece ve la fa startare subito, come è successo a me. Non vi preoccupate, una volta che siete nella prima lobby, semplicemente quittate l'attività e spawnerete, scusate, con il veicolo moddato. E a questo punto, sbadabam, regà, per salvarlo tranquillamente entrate dentro lo Santos Custom e salvate il veicolo facendoci una modifica. E niente, ragazzi, io spero che i miei video vi piacciono, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, condividete i miei video, aiutatemi a far crescere questo canale e iscrivetevi al canale Viola, ragazzi, un follower è gratis, non vi costa nulla, ragazzi. Bella e alla prossima!